La sfida ad alta quota del quindicesimo turno di campionato nel girone C di seconda categoria è quello che va di scena a Cepagatti, con l'anticipo che mette di fronte il Cepagatti Red Devils, quarto in classifica quota 25, e il Bucchianico, che proprio nel turno precedente ha perso lo scettro del comando ed è intenzionato a riappropriarsene in caso di successo odierno e di concomitante scivolone da parte della Lanno neocapolista, impegnata invece il giorno dopo a Rocca Morice. La truppa del presidente Tatilli presenta importanti defezioni in organico che si ripercuotono inevitabilmente sulla gara dei locali, assolutamente al di sotto degli standard abituali. Il miglior attacco del girone, quello del Bucchianico, si fa notare anche a Cepagatti, con un vero e proprio monologo che andrà avanti quasi ininterrottamente per tutta la prima frazione. Si comincia con la battuta di Borgonsoli, che dalla media distanza spedisce al lato. All'undicesimo ci prova Mammarella, che cerca il pertugio dal limite d'aria con Chiavaroli tempestivo nella chiusura. Al quindicesimo torna a proporsi Borgonsoli, che crea scompiglio nelle retrovie biancorosse ma calcia malamente al lato e vanifica la buona opportunità. Il 7 bucchianichese, smanioso di far bene, ci prova anche al ventunesimo, quando interviene di testa per finalizzare uno spiovente dalla sinistra. Il pallone si spegne sopra la trasversale. L'11 di casa, assolutamente sottotono e incapace di prodursi in avanti con apprezzabili fraseggi, si fa vedere al 23esimo con Di Girolamo, anche se il suo destro dalla distanza è da dimenticare a stretto giro. Il maggior tasso tecnico degli ospiti è indubitabile e Chiavaroli ha il suo bel da fare per tenere lontana la minaccia. Al 27esimo Pantalone prova una personale e solitaria penetrazione dalla sinistra, ma il suo eccessivo egoismo lo porta a farsi respingere la battuta dall'attento Chiavaroli, costretto suo malgrado a capitolare al minuto 34, allorquando l'imprendibile Borgonsoli sguscia alla retroguardia avversaria, riuscendo a pennellare a centroaria con Mammarella, che viene ribattuto da D'Agostino, ma con Pantalone che nel proseguo non perdona. Se la risposta locale poco incisiva viene portata avanti da Giardinelli, che testimonia con questa battuta di avere le polveri bagnate, la truppa di Dorazio si dimostra implacabile e al 38esimo va di nuovo all'incasso. Stavolta è Borgonsoli a gonfiare il sacco, anticipando la difesa avversaria per raccogliere il traversone di Tracanna, che gli consente di piazzare la sfera alle spalle di Chiavaroli. Il Bucchianico, ormai senza freni, chiude la frazione in avanti. Al 40esimo nuova disattenzione dei locali, che permettono la conclusione dal limite di D'Angelo. Quest'ultimo trova sulla sua strada un reattivo Chiavaroli che si distende e dirotta il pallone sul fondo. In chiusura di tempo si fa vedere Mammarella, che approfitta di un'amnesia difensiva di Mancini per scaricare in porta. L'estremo di casa si rivela invece puntuale nell'azzerare la minaccia. La frazione si chiude col rassicurante doppio vantaggio del Bucchianico, messo raramente in discussione dal Cepagatti, che si sveglia tardivamente ma non riesce comunque a far male con le iniziative di Pesce e Giamarino. Va decisamente meglio agli avversari, che griffano il tris al 90esimo con il piatto di Mammarella di prima intenzione, che non lascia scampo al pur bravo Chiavaroli. Mister Dorazio, oggi sono arrivati tre punti importanti perché vi consentono di rimanere nei piani alti della classifica. Non è stata una bellissima partita, però voi l'avete legittimata soprattutto nel primo tempo. Beh, penso di sì, è stata una partita giocata con intensità. È vero che il primo tempo forse la si poteva chiudere insomma, con due o tre occasioni che abbiamo mancato, però l'importante insomma era la riconquista dei tre punti dopo il pareggio interno, e va bene tre punti così. Dopo il ciclo vincente a Casalinco Contrada potrebbe riaprirsi un nuovo ciclo a Bucchianico? Vabbè, riaprire i cicli non è che è una cosa semplice, insomma. Ho sposato questo progetto con una società giovane, con ambizioni sicuramente diverse da quelle del Casalinco Contrada, anche perché insomma si trova in un campionato di eccellenza. E speriamo di fare bene anche quest'anno come abbiamo fatto lo scorso anno, ecco, questo è importante per me e per la squadra. Lorenzo Chiulli, un dirigente del Cepagatti Red Devils, ovviamente non può essere soddisfatto della gara di oggi, anche se è con la capolista, però la sua squadra oggi non si è vista molto, soprattutto in attacco. Sì, effettivamente forse qualche occasione in più la potevamo creare in fase offensiva, ma non possiamo chiedere di più a questa squadra, perché comunque è giovane, è rivoluzionata anche rispetto all'anno scorso, visto e considerato i parecchi cambi di giocatori, quindi è squadra nuova e comunque siamo contenti di quello che sta portando adesso la squadra. Bucchianico invece come l'hai visto? Un'ottima squadra, molto quadrata, è ripartita molto bene in contropiede anche in occasione dei due gol iniziali, quindi un'ottima squadra, bella messa in campo per bene.